giudici sul palco un attimo, per favore. Ok, giudici sul palco. Allora io intanto vi porto giù. Andiamo giù lì, dai. Vi lascio in coscienza di leggere gli atleti, dai. Allora diamo un po' di statistiche del tiro alla fune. Allora, tiro alla fune visto da tutti, quest'anno prima di tutto non è più visto, ma ci saranno 5 uomini che tireranno solo, perché le donne, c'erano dei problemi di reperibilità delle donne, loro abbiamo pensato di far tirare solo gli ometti. Allora, l'anno scorso ha vinto il Mulino, nel 2011 il Castello, nel 2010 ancora il Mulino, poi ci sono stati dal 2006 al 2009 5 anni di fila della Campagnola, per cui la Campagnola detiene il record di vittoria con 7 vittorie, 5 il Mulino, 4 il Ciò e 1 il Castello. Allora io mi porto giù, vado giù dalla capa. Intanto vi leggo gli atleti dei primi due rioni che si confronteranno al tiro alla fune questa sera, che sono la Piana e la Campagnola. Allora abbiamo per il rione Piana Andrea Esposito, Giorgio Agaci, Marco Ferrara, Alessandro Esposito, Roberto Francese, Mario Agaci, Ivan Di Consoli e basta, gli altri dovrebbero essere solo esclusi, giusto? Ferrara me lo conferma. E per il rione Campagnola abbiamo Diego Ardigo, Manuel Pugliesi, Manuel Zanellato, Giuseppe Pallanza, Alex Trevisan, Tiziano Candeo e Stefano Zanoni. Sotto il palco, Campagnola di fronte al palco. Questa è la regola del tiro alla fune. Piana sotto il palco, Campagnola di fronte. Sì, ho parlato con Maurizio Vigino, che è stato molto simpatico.
siccome pagati meno siamo poi tanti, stai tranquillo. Grande Maurizio. Sì, allora, per favore Atleti del Molino, se potete, Atleti del Molino, se potete sedervi così tutti possono vedere. Allora, il regolamento è semplicissimo, tutti devono avere le scarpe igieniche. Vince il rigore che porterà per primo questo segnalino dalla propria parte. In caso di della durata dura 30 secondi, in caso in cui ci sarà che un rigore non riesce a tirare altro dall'altra parte, si valuterà il segnalino. Allora, buono Coriana, voilà, voilà. Attenzione! Direi di non suonare le trombe perché sennò non si sente il fischio, per favore. Dopo che finite la manche potete fare tutto il casino che volete. La solita Gasperini, lo sappiamo, perché lei è la casinista della campagnola. Allora bisogna invertire il senso di marcia. Una tirata buona per la campagnola. E qua la memoria storica ricorda quando si tirava addirittura in 8 contro 8 con uomini senza limiti di tempo, per cui se diciamo di sì, ha subito tante modifiche, ma uno mi sembra che l'abbia sempre fatto queste cose. Da controllare, dai, poi ti dico qualcosa. Allora, ci siamo? Allora, campagnolo, mollate un po'. Mollare. Fermi, mollare un po', campagnola. Attenzione! Allora si preparano un muro sotto il palco e ciò di fronte al palco. Allora vado a leggervi gli atleti del Mulone. Abbiamo Alessio Santini, Fabio Foresto, Maurizio Caruso, Sandro Barberis, Luca Montoleone, Antonio Sorrentino, Fabio Cestarioli e Davide Andreoli. Per il ciot abbiamo Roberto Falconi, Dennis De Luca, Lucio Lupu, Mustafa Abdishahi, scusatemi, non lo faccio apposta, Auni Abdishahi, Michele Signorelli, Maurizio Gadaleta e Riccardo Signorelli. Siamo un attimo solo, ok, stiamo facendo una verifica, giudici, con le scarpe l'anno scorso è stato un sacco di discussioni delle scarpe cimiche e non cimiche,
mica sono zitte che devono essere. Di modo quella lì del rosso verde del pubblico non ho capito un po' di bene. Eh? Non l'ho capita, dopo ce la faremo spiegare. Va bene. Sebastiano Grasso, Roberto Ravioli,
Massimiliano Cappa, Marco Ferro, Luca Marchino, Andrea Martinetti, Thomas Rossini, Ciro Cardarelli.